siamo alla Dojo Miura con Roberto Cocco. Per parliamo un attimino della tua carriera. Da quanti anni ti alleni alla Dojo Miura? Al Dojo Miura sono 15 anni, dal 97 siamo arrivati tutti insieme in Master della Kickboxing School. Col maestro Marco Franza. Tu hai iniziato a praticare arti marziali col judo, a che età? Ho iniziato a 6 anni perché mio cugino già faceva judo nella palestra vicino a casa a Grugliasco. Ho cominciato lì da bambino con la scuola e sono andato avanti 10 anni con il judo. Judo, poi dal judo? Judo, poi dopo la solita infortunio alla spalla che ormai conoscono tutti, ho dovuto cambiare, ho cominciato col full contact fino al 93-94 quando ho conosciuto Marco Franz. E poi sei andato a allenarti alla famosa Kickboxing School. Kickboxing School è una palestra veramente storica in cui si sono allenati i grandi campioni come Ben Aziz, Ricky Kozar, Chris Reina. Ricordo tutti i campioni che si allenavano con te alla Kickboxing School. Si è allenato Carlo Barbuto, Dino Orso, Chris Reina, Matteo Trevisan, Roberto Bruno. Aspetta che stavo cercando il gobbo. E poi iniziamo a parlare dei primi incontri, dei primi titoli. Sì, il primo match importante che ho fatto con il maestro Franza è stato a Praga. Era un match importante perché era la prima volta che uscivo dall'Italia e combattevo nei grandi galà. Lì ho preso un sacco di botte, mi ricordo benissimo. Il primo match importante invece è stato il mondiale di full contact in Germania. E qui abbiamo un trofeo. Sì, uno dei primi match importanti, 12 round di full contact contro un tedesco, non mi ricordo più il nome. Certo, 12 round, erano incontri duri, Erano incontri duri, all'epoca i titoli si facevano 12 round, non di Thai Box, e non sapevo neanche cosa fosse la Thai Box all'epoca. Cioè full contact e kickboxing. E poi c'è stato il mondiale di kickboxing, quello... Anche lì 12 round. 12 round, e la cintura è questa qua? L'isca, sì. Contro lo spagnolo Carlos Heredia. E mi ricordo che è stato un match duro e anche dura la convalescenza. Sono 2 settimane con le stampelle. Beh, effettivamente 12 round di kickboxing per il titolo mondiale sono stati davvero duri. Io ero presente e mi ricordo che round dopo round costruire quella vittoria è stata durissima. Sì, poi parliamo degli altri incontri che hai fatto, perché qua abbiamo tantissime cinture. Una collezione. Questo è invece il titolo intercontinentale di Thai Box a Peschiera Borromeo contro lo svizzero Stefan Vida. Anche lì è stato duro perché era un bidà, sembrava di gomma, non andava mai giù, anche se... Fisicamente era eccezionale quella presa, sì. Sì. Poi? Poi sono volato in Brasile per fare l'unificazione del titolo fra Isca e UKF contro Torrao Soares, che aveva un record di 148 incontri. Lì ho vinto prima del limite al quinto round. E... anche lì erano 12, poi ne ho fatti 5. Bene, meglio così. Poi abbiamo una cintura che sicuramente questa è la cintura thailandese. Qua dove hai combattuto? A Lumpini? A Lumpini Stadium, sì. Contro uno della Firetex, con le regole della Thai Box, gomiti compresi, è stata una bella emozione. Ho vinto il secondo round per una ginocchiata saltata, fortuita. Poi abbiamo un'altra cintura, questa mondiale è cintura. WKN di Thai Box, di nuovo contro Carlos Heredia, anche qui è durato meno di 12 round, al primo round si è rotto lo zigomo su una ginocchiata, è andata meglio del mondiale di kick. Ma tu hai combattuto anche di pugilato, abbiamo qui una cintura di pugilato. Sì, quello è un titolo internazionale nei supermedi. Sì, sono ancora pugile professionista. Aspetto qualche match importante nel pugilato, anche se mi dà un po' più emozioni la kickboxing e la Thai Box. E abbiamo ancora una cintura della WACO. Questo è il titolo mondiale WACO a Milano, combattuto a Milano, contro uno spagnolo, Roberto Castro, brasiliano, scusa. Allora, una carriera sicuramente
ricca di match, di prove e anche di... qui abbiamo praticamente la prova, cioè praticamente le cinture rappresentano un po', come si può dire, il risultato di tutte queste fatiche, di tutti questi sforzi, di queste sfide. Sì, è una prova. Diciamo che i match belli nelle grosse manifestazioni sono stati anche senza cintura, quindi non c'è la prova. Dopo tutte queste cinture sono iniziati circuiti importanti, tipo la Super League, dove ho incontrato campioni di tutto rispetto, olandesi, un po' da tutto il mondo. La Premier League successivamente, che ho fatto ultimamente negli 82 kg e mezzo però, per poi arrivare adesso al secondo appuntamento con Thai Box Mania. Allora, hai vinto tutto quello che c'era da vincere, lo stimolo per combattere, per salire sul ring, oggi cos'è che ti spinge ad allenarti e salire ancora sul ring per affrontare una sfida con un campione come può essere Yuri Bezmerny? La sfida è sempre con me stesso, per provare a me stesso che posso fare, posso continuare a credere senza bisogno di una cintura, senza bisogno di un titolo, soltanto per stare lì su quelle quattro corde e combattere contro l'avversario di turno, ma più che altro contro me stesso. Grazie Roberto, e allora ci vediamo il 24 novembre a Thai Box Mania. Vi aspetto.